l'Orchestra Popolare delle Dolomiti. La nascita dell'Orchestra Popolare delle Dolomiti è strettamente collegata al ritrovamento di questi manoscritti, antichi manoscritti per violino e mandolino, che sono stati ritrovati in modo fortuito all'inizio del 2002. È stato un ritrovamento, dicevo, fortuito, perché mai, almeno personalmente in 30 anni di carriera di etnomusicologo e di musicista al tempo stesso, mi era capitato di trovarmi davanti a una serie così ampia e interessante di danze popolari della nostra regione, possiamo dire del Triveneto in generale. Importanti perché, oltre tutta la parte melodica e così coreutica, sono musiche che hanno oltrepassato l'oceano con gli emigrati che dal Cadore sono andati nel New Jersey. Hanno portato queste musiche, le hanno probabilmente suonate insieme a altre musiche americane, e poi nel dopoguerra sono ritornati in Cadore e lì sono stati ritrovati e sono stati consegnati a degli appassionati musicisti, musicanti locali che li hanno conservati. Questi musicisti li hanno conservati convinti che un domani, e il domani è oggi, potessero tornare utili per qualche altra generazione di musicisti, in questo caso noi, l'Orchestra Popolare del Dolomiti. Io mi sono occupato della trascrizione integrale del manoscritto Ballabili Antichi, un manoscritto che presenta oltre 100 melodie in una veste assolutamente scarna, senza indicazione di accordi, senza seconde voci se non in rari casi. Personalmente mi interessava rispettare il più possibile ciò che quei manoscritti ci avevano portato e ciò che quei manoscritti avevano fatto sopravvivere. E poi già il nome dell'ensemble Orchestra Popolare delle Dolomiti lo connotava in maniera molto forte, il carattere del popolare, il riferimento alle Dolomiti e quindi anche a una certa estetica. E poi
il manoscritto comunque dava delle indicazioni abbastanza precise, estremamente scarne ma precise. Quei ballabili nascevano per violino o mandolino e per cui in questa orchestra sicuramente le sezioni dei violini e dei mandolini sarebbero state le due dame in campo, diciamo. Di San Bruno in compagnia al rosario con Maria. E poi si è deciso di colorare con altre spezie sonore questo ensemble: l'organetto, il violoncello, il contrabbasso, l'arpa tirolese, la cetra alpina, i flauti. E nel momento in cui noi eseguiamo i ballabili, diciamo che la sonorità dell'orchestra si rivela soprattutto in queste due sezioni, che hanno un unisono sicuramente affascinante. Artesella è stata molto contenta di ospitare l'Orchestra Popolare delle Dolomiti per diverse ragioni. La ragione principale è il fatto che l'Orchestra Popolare usa un linguaggio che è quello della creatività, che è lo stesso linguaggio di Artesella. In campo musicale ovviamente noi lavoriamo nel campo dell'arte e della natura, ma davvero ci sono punti di contatto molto forti tra questi due mondi. L'altro aspetto che ci è sembrato davvero importante sottolineare è come questa orchestra nasca e cresca come una rete di relazioni. E sono le relazioni che anche noi amiamo curare da sempre come Artesella. Come che la cammina, guarda la luna.